Oggi spaghetti al limone. Vediamo gli ingredienti. Per cominciare, degli spaghetti di Giuseppe a feltra di Gragnano. Sono buonissimi, ve li consiglio. Poi una buccia di limone grattugiata, una punta proprio di mentuccia, una noce di burro, un paio di fettine di limone e un cucchiaino di succo di limone e poi del pepe bianco macinato fresco. Il piatto è semplicissimo da eseguire, veramente pochi ingredienti. L'acqua bolle sulla salata e calo gli spaghetti. Gli spaghetti li faccio cuocere per metà del loro tempo in questa pentola. L'altra metà avverrà nella padella. Nella padella metterò una noccetta di burro, si deve appena sciogliere il burro, e poi subito dopo la buccia di limone grattugiata. Dovrà stare pochissimo tempo, c'è già un grandissimo profumo, perché la buccia di limone dà un ottimo profumo. Ecco, si è sciolto il burro, spengo la fiamma, qualcuno poi aggiunge alla fine nel mantecare anche un po' di panna. A me sinceramente non piace, la vera panna ce l'ha data proprio in realtà dalla crema degli spaghetti, perché tra poco gli spaghetti li scolerò e li metterò in questa padella e qui dentro finiranno di cuocere, rilasciando ovviamente tutto il loro amido. Quella per me è la vera panna. E andiamo a bella. Gli spaghetti li ho cotti per 5 minuti, quindi sono molto molto al dente e diverso all'interno della padella e inizio a mescolarla. E non dimenticate di irrorare con l'acqua di cottura degli spaghetti. Ecco così. Gli spaghetti dovranno rilasciare tutto il loro amido. Ogni volta che si asciuga aggiungete ancora un po' di acqua. Poi questo video lo sto dedicando in modo particolare a Enzo e Geppino Afferetti, a tutte e due, sono molto cari, sono due persone veramente care. Ecco, soltanto che Enzo mi dispiace, ma purtroppo non ti posso invitare a pranzo, ti inviterò virtualmente. Ormai sono a fine cottura, faccio proprio veramente una spremutina di limone, pochissimo, non è neanche un cucchiaio, mezzo cucchiaio, un cucchiaino da tè, diciamo. Dopodiché piglio la mentuccia, questa è mentuccia corsicana, viene dalla Corsica, molto profumata. O non mettetene troppo, perché altrimenti poi vi copre l'altro profumo, che è quello del limone. Si devono bilanciare perfettamente. Qualcuno mette del prezzemolo, anch'io spesso usavo il prezzemolo, però ultimamente la mentuccia mi appassiona di più. Manca ancora una piccola cosa, una sana grattugiata di pepe, un bel giro e possiamo impiattare. Ed ecco il nostro piatto, bello cremoso, a panna già secco proprio niente, un spaghetto ha fatto già tutto cosa. Eccolo qua, e mo ci mangiamo.
cremosi fuori maniera, quindi la panna proprio che già secca. Assaggiamo. Meraviglioso. Il burro che si fonde con la buccia di limone, quel po' di aspro di limone, ma che è leggerissimo. La mentuccia che non altera per niente l'equilibrio, anzi lo rafforza, lo sostiene. Ripeto, però, uno può mettere anche il prezzemolo, che dà meno carica. Ma quello che proprio è meraviglioso è proprio la cremosità che c'ha lo spaghetto. Mamma mia. Meraviglioso. Ci vuole pochissimo tempo a farlo. Secondo me ci vuole lo stesso tempo che fare pasta con un po' di olio e un po' di parmigiano. Stiamo là. Quindi il livello di difficoltà di questo piatto è praticamente tra 0 e 10. 0,8, ne arrivo manca un. Quindi, facito e magliata mille. E alla prossima. Ciao ciao!